Buonasera Martine, tante sono le iniziative della sovrintendenza messe in campo per questo periodo natalizio. Sì, dunque la sovrintendenza di Salerno con i suoi validi collaboratori, funzionari, il servizio educativo, a latere della grande kermesse delle luci d'artista, ha messo in essere due iniziative importanti. Una è una retrospettiva un po' di quelle che sono state i progetti che la sovrintendenza nell'ambito del piano triennale per l'arte contemporanea ha messo in essere per promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea soprattutto fra i giovani. È molto importante appunto questo approccio dei giovani all'arte perché è un mezzo attraverso il quale è possibile appunto mettere in moto i pensieri, le riflessioni, i sentimenti, le emozioni. E rispetto alla grande mostra che si inaugura l'11 a Santa Sofia, promossa dalla sovrintendenza con il patrocinio del Comune di Salerno e dell'associazione Carmine Pandolfi, abbiamo pensato che fosse importante in questo approccio al mondo dell'arte da parte dei giovani mettere in essere un'attività formativa ad hoc che si chiama Guida d'Artista e che si avvarrà in mostra della presenza appunto di alcuni artisti molto sensibili, molto aperti al contatto con i giovani. Cominceremo il 13 con Edoardo Giannattasio, seguirà poi il 15, sarà presente in mostra con i ragazzi dei licei salernitani Alessandro Mautone e poi concluderemo con Lucio Liguori. Ci sarà ancora poi un momento di incontro di bambini più piccoli, anche con disagio mentale, con Augusto Pandolfi in mostra il 21. Quindi questo creare questo contatto significa soprattutto creare un rapporto alla pari con l'artista per far sì che risponda in prima persona a quelle che possono essere le domande dei giovani sull'arte contemporanea. A latere della mostra, della grande mostra appunto Tabule Picte, di cui ho appena parlato, poi abbiamo pensato appunto a questa retrospettiva su quelli che sono stati i progetti che la sovrintendenza ha messo in essere nell'ambito del piano triennale dell'arte contemporanea promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Sono state molte le iniziative, anche queste si sono avvalse della presenza di artisti molto sensibili e capaci di instaurare con il pubblico e anche con il pubblico dei disabili un forte contatto. Per cui abbiamo qui davanti uno dei cartoni realizzati nell'atelier della creatività della nostra sovrintendenza da Riccardo Dalisi, di cui appunto non possiamo che ricordare, al di là delle grandi doti di architetto, di designer, anche la grandissima sensibilità che l'ha spinto sempre ad operare nel campo del sociale, mettere la sua arte al servizio anche di ragazzi meno fortunati, quelli di Scampia, del Rione Traiano, del Rione Sanità. Abbiamo qui la sagoma realizzata in atelier da Riccardo insieme ai disabili visivi nel momento in cui appunto hanno affrontato il tema di come illustrare uno dei monumenti principali della nostra città, San Pietro a Corte. E, insieme a tavolo di lavoro Riccardo Dalisi ha deciso appunto di porre al centro dell'attività creativa San Pietro a Corte, la sagoma di Arichi II, ovviamente, colui che ha reso munitissima la città in epoca longobarda.